Bentornati ragazzi, nella lezione di oggi vado ad affrontare un argomento che per molti è un po' pauroso, un po' noioso anche, ovvero quello della trascrizione musicale. Io negli ultimi anni, complice anche il fatto che la mia attività live, ovviamente a causa del Covid, si è notevolmente ridotta, mi sono dedicato tantissimo, tant'è che ho pubblicato diverse raccolte proprio di trascrizioni, e questo mi ha aiutato non solo negli ear training proprio, ma anche nella scrittura musicale, nella lettura musicale, e soprattutto mi ha fatto capire quanto è importante mettere in relazione le frasi, i soli, i fill dei grandi bassisti che esamino, appunto in relazione all'armonia del brano a questione. Questo per capire come mai funzionano certi meccanismi, certe linee di basso, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro che secondo me ognuno dovrebbe fare, quantomeno dovrebbe dedicarci un tot di tempo quotidianamente, comunque secondo le proprie disponibilità. Nel caso del walking, vi faccio vedere io come mi approccio ad una trascrizione, vi faccio vedere cosa utilizzo, visto che ora abbiamo la fortuna dei computer, dei programmi, quindi non bisogna metterci lì, anche se sarebbe buona cosa. Però su quello sono pigro anch'io, e mettersi lì a scrivere su spartito a mano è ancora più complicato. Quindi mi sono adattato un po' ai tempi e per fortuna ho questo bellissimo programma che si chiama Guitar Pro, che io mi ci trovo da Dio, e di solito faccio in questo modo: metto il brano. Oggi prendiamo uno dei brani più importanti della storia della musica, su What di Miles, con la linea di basso originale. Trovate qua la trascrizione completa, ovviamente allegata nel PDF. La versione originale è stata registrata da un contrabbassista da paura, Paul Chambers, purtroppo scomparso molto, molto precocemente. Però ha lasciato dei segni indelebili nella musica jazz e bebop dell'epoca. Di solito metto un tot di battute a seconda della complessità del brano. Logico che se trascrivo un solo di Marcus Miller metterò una nota alla volta. Nel caso magari di un walking una linea di basso più tranquilla, posso permettermi, ad esempio, di darmi un tot di, diciamo, quattro battute alla volta, scriverle e poi controllarle. Comunque, sentiamo un attimo le prime battute della linea di basso, l'intro lo tralascio, cioè il riff. Non parliamo di walking, quindi passiamo subito alla sezione, chiamiamola B, dove Miles fa il tema con la tromba. Mettiamola, sentiamo se si sente. Ad esempio, queste prime due battute, io ci sento una partenza sulla tonica, quindi re, insomma, ovviamente re minore, e una linea discendente che a mio orecchio suona a controllare, a risentire, magari suonarci sopra. Seconda, cioè la terza, scusate, mi fa la do re. Una volta che ho, diciamo, percepito a grandi linee le note e la ritmica, quindi ottavo, ovviamente swing, ta, 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 ta.
questo punto, quindi prendo il mio programma, non so come si vede da lì, e inizio a scrivere le note, quindi re, due ottavi, do naturale, si naturale, si bemolle, questa è la mia prima battuta, poi abbiamo detto la, sol naturale, fa, la, e poi c'è la terza battuta che rifà i due ottavi, R, Mi, fa, altri due ottavi, La do, e la quarta è una re bemolle, do si bemolle, e va a chiudere la quinta battuta in la. Si può riascoltare anche se torna. Solo con queste quattro battute si può capire già l'intenzione, l'accompagnamento di Paul Chambers, che è quello di far sentire ovviamente le note dell'accordo, quindi le note, come abbiamo visto, l'arpeggio di Re minore settima, Re, Fa, La, sui, diciamo, sull'1 e sul 3. Questo gli dà una scorrevolezza molto molto diciamo fluida e musicale alla linea e dà un supporto armonico oltre che ritmico fondamentale. Quindi, infatti, andiamo a vedere sul battere della prima battuta, del primo quarto, abbiamo due volte la tonica. Abbiamo la settima minore, nota sul 3 il Si naturale, sul 4 una nota di passaggio Si bemolle, è un cromatismo che lo porta alla quinta, sempre di Re minore, la seconda battuta. Sulla tonica, sul 2 suona Mi, sul 3 di nuovo Fa, quindi una volta nota dell'accordo, sul 4 fa questi due ottavi per richiudere, per ritornare sulla tonica all'ottava superiore nella battuta successiva. Sull'1 suona Re, sul 2 Re bemolle, che è di nota cromatica che lo porta al Do settimo minore, e di nuovo Si bemolle che lo porta al La della battuta successiva. Quindi ci sono già nelle prime quattro battute tanti elementi essenziali di questo walking, e un'altra cosa fondamentale è il portamento di questa linea, di questo walking. Si sente proprio come Paul aveva lo swing ovviamente dentro, e quindi un conto suonarlo in un modo, un conto con la giusta intenzione, appunto swing. Questo si fa con tanta pratica e tanto ascolto. Facendo sentire gli accenti sulle note, su determinate note e altre, suonarle con una dinamica diversa. Questo è un lavoro, ragazzi, che io
vi consiglio, ripeto nuovamente, per molti punti di vista, vi aiuterà. Innanzitutto io appunto negli ultimi anni ho velocizzato molto la scrittura musicale, quindi anche la lettura, questo mi è servito anche per dei lavori. E ripeto, trascrivere in questo modo serve proprio a capire come mai questi grandi bassisti, questi grandi musicisti facciano funzionare il tutto in relazione anche e soprattutto all'armonia e alla scelta delle note, delle scale, degli arpeggi. Quindi è un lavoro. Prendetelo come un corso di aggiornamento lavorativo, scherzi a parte, secondo me è una delle parti dello studio, diciamo, quotidiano che va messa ai primi posti proprio, anche perché poi è divertente comunque alla fine la trascrizione, alla fine di aver trascritto un pezzo di un brano, suonarlo la soddisfazione vedere che poi tutto torna, che comunque ti rimane molto più facilmente in testa perché abbiamo scritto nota per nota e può essere anche un consiglio utile per accumulare un tot di trascrizioni, poi fare come ho fatto io, di diffonderle in giro, venderle se non hanno copyright o regalarle o farci quello che volete. Comunque, il brano di oggi era So What, e in genere prima di fare una trascrizione, cioè prima di trascrivere la parte di basso, inizio dagli accordi, quindi in questo caso è molto semplice, però per esempio prendiamo All of Me e prima mi tiro giù la parte armonica, quindi il giro che ora non mi ricordo, però sembra sia Do maggiore. Girato scritto l'armonia, scritta la struttura armonica, tiro giù la melodia. Quindi in questo caso eccetera eccetera. Dopodiché passo a basso, insomma, questo in genere è il mio metodo di trascrizione. Se invece volete tagliare un po' più corto, partite subito dalla linea di basso e poi trovate gli accordi, li scrivete successivamente. Comunque ognuno ha il proprio metodo, non è che ce ne sia uno giusto, uno sbagliato, ma semplicemente quello che vi torna meglio. Per oggi è tutto, quindi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, non sottovalutate questo aspetto dello studio. Al prossimo video.